bella e rappresenta l'arte dei minattieri, e quindi quest'anno festeggiamo anche il 35° anniversario, e quindi passo subito a lui la parola. Bene, grazie. In attesa che vengano i nostri graditi ospiti, voglio raccontarvi un po' che cosa è l'arte dei minattieri, un'associazione che è nata 35 anni fa, pensavo che sia il 35° anniversario, è quella che ha promosso per primo la conoscenza del film italiano. Abbiamo fatto un'edizione quest'anno di un volumento che riportiamo tutto il riassunto delle nostre crisi che abbiamo fatto sui grandi rossi, sullo champagne, sui distillati. Abbiamo fatto un riepilogo e abbiamo visto che le nostre affermazioni che abbiamo fatto sulla scelta dei vini oggi sono vini importanti e abbiamo anticipato un po' quello che è la tendenza del bere attuale. Le nostre vite anche state concepite 35 anni come schema e come impostazione, però ancora poi. In attesa che vengano gli ospiti per continuare a fare un discorso più concreto, io vorrei realizzare un po' un'iniziativa che faremo il prossimo anno. Questo prossimo anno lo realizzeremo dentro un contenitore che si chiama Sapori Segreti. Questo Sapori Segreti vuole essere un'iniziativa che può dare il commercio specializzato alla promozione sia della conoscenza dei prodotti, sia nel risveglio della nostra città di Roma per la conoscenza dei punti vendita e di qualità, e anche corsi di formazione sia per i professionisti della distribuzione sia per i consumatori. Vorrei cedere intanto la parola al mio amico Mica, che nell'attesa può illustrare questo progetto che spero che il prossimo anno condividiamo. Grazie a tutti, grazie a te Claudio. Complimenti ai minattieri. Noi come Fiera per Piemonte del Centro, di cui tu sei anche vicepresidente, invece la nostra associazione Pubblici Esercizi Roma, è importante perché i pubblici esercizi sono fondamentali per l'attività quotidiana, dal turismo, al dare a mangiare ogni giorno a tantissime persone, a tantissimi romani, e anche a portare avanti le eccellenze, perché Sapori Segreti che cos'è? Perché ci devono aumentare i sapori segreti? Non è un segreto, ma è un insieme di sapori dove vogliamo raccontare le eccellenze italiane, dove dobbiamo portare le eccellenze. Ma un po' di novità, dove ci sono tre parole chiave quest'anno. Tecnologia, creatività, perché la creatività in ogni pubblico esercizio è fondamentale. La creatività di uno chef, la creatività di un pasticcere, la creatività nel vedere queste belle vetrine, perché queste sono delle splendide vetrine, e quindi anche questa, e soprattutto innovazione. Perché innovazione? Perché nei pubblici esercizi, soprattutto Roma, dobbiamo fare quel passo in avanti per recuperare decenni, io dico forse ne abbiamo due decenni, di svantaggio verso Milano, ma tantissime capitali europee. Quindi noi migliori dobbiamo metterci insieme a tutta la filiera agroalimentare, e quindi ringrazio perché qui ci sono presenti oltre i minattieri grandissime aziende, quindi faccio complimenti e Claudio ha sempre queste bellissime manifestazioni insieme alla tua associazione. Però dobbiamo fare un passo in avanti, quindi prima di chiedere la politica uniamoci noi per combattere insieme e per portare novità a Roma e soprattutto all'Italia. Quindi grazie a ciò noi ci auguriamo che quest'altro anno questo grande contenitore, come si vede, avrà anche il consorzio dei minattieri. Grazie. Vorrei dare la parola per fare il moderatore all'amico Taglia Pietra, che poi comincerà a introdurre secondo la scritta che abbiamo sapito. Grazie. La parola. Grazie, buonasera. Ancora cosa? Prego. Iniziale, ho ascoltato tante queste parole. Sapori Segreti, Palazzo dei Congressi, 30 novembre, 1 e 2 dicembre. Quindi basta collegarsi su www.saporisegreti.it. Per gli esercenti è giustamente un accredito gratuito, potete partecipare, ci sono tantissime novità. Grazie Claudio. Grazie, abbiamo scelto come minattieri per il moderatore il giornalista Taglia Pietra, perché la nostra amica ha fatto sempre articoli nei suoi giornali importanti per la categoria, ha sempre difeso il commerciante, ovviamente in una stampa che molto spesso si trascura. Vorrei dare la parola a Tagliata dal dottor Taglia Pietra e vorrei ricordare a Simona che doveva rispettare la scritta. Taglia Pietra. Io ho fatto solo un'introduzione, no. Sarò perdonato. Sbagliato troppo.
Ah, ecco. Io dico, c'è poco da dire, perché tutti sapete tutto. Sapete tutto di quello che c'è qui dentro. Questo è un esempio di come si possa fare politica, di come si possa fare cultura, di come si possa fare marketing. Cosa diversa dal solito, c'è un momento di protesta, in questo momento c'è qui Giulio Anticoli che guida una protesta del commercio contro la politica, c'è Claudio Pica che si confronta con la politica in maniera spesso muscolare, spesso no, e c'è Claudio Arcioni che segue una via sua, tutta particolare, che è quella di portare il prodotto in mezzo alla gente, una scelta diversa. Che spesso paga, qualche volta no, ma mi pare che finora se continua a esserci paghi. E c'è anche un modo diverso di valutare le cose, e lo vorrei far notare da tutti. Ti tiro in ballo, eh? Sì, buonasera. Intanto i miei vivi complimenti a Claudio Arcioni, che solo con lui, con la sua professionalità, ma soprattutto con la sua tenacia, continua in un momento abbastanza difficile a rappresentarsi e a fare quello che il dottor Tarabella ha detto, portare i prodotti in mezzo alla gente. È una cosa molto importante, mi piacerebbe che in questa sala fosse gremita da giovani magari di un'età che possano consentire di consumare vino. Ma c'è anche un aspetto dell'artigianato dove qualunque età va bene. Giovani che a un certo momento si stanno allontanando da quella che è la cultura della gastronomia e dell'enogastronomia. E perché? Perché non accettano, perché vogliono il cambiamento, un cambiamento che non sta arrivando, un cambiamento che a un certo punto diventa sempre più lento. Non ci scordiamo i giovani di Hong Kong e i giovani dei francesi che a un certo punto stanno ribellandosi a quello che vuole essere quel tentativo di bloccare un cambiamento che tutti quanti aspettano. Arcioni sicuramente con queste manifestazioni tenta il cambiamento, però bisognerebbe portare una platea che possa effettivamente dare una risposta e a cascata poi possa darlo a chi ha vicino. E signori, io voglio concludere con questa parola, con un momento di speranza nei confronti di quella platea che sono i giovani e che purtroppo è una specie di estinzione in Italia, dei giovani italiani, e che ha un bisogno sicuramente di quegli indirizzi che possano indicare quali siano i nuovi valori per una gioventù che a un certo punto sta cercando in tutti i modi di cambiare il corso di una società che forse qualche pecca ce l'ha, ma tante gente invece ha tanta volontà come Arcioni e quindi come tutte le persone che si impegnano per portare un messaggio di cultura, e l'enogastronomia rappresenta sicuramente un settore dove la cultura diventa importante. Grazie. Continuiamo a Natale, qui si parla di regalo volontore, si parla di botteghe, quindi botteghiamo e quindi artigiani, si parla di dolci, fumanti, spiriti, eccetera, eccetera. Voi adesso siete qui tranquilli al caldo, senza confusione, ma c'è chi va nel freddo centro commerciale, in mezzo alla confusione, in mezzo a tanta confusione, dove la qualità non viene fuori perché si buttano fuori anche gli avanzi, ed è una scelta di vita, una scelta di consumo. Questo è un consumo diverso. Forse sarebbe la pena di tornare a una logica, a una filosofia di qualche anno fa, quando per esempio c'era di mezzo anche l'assessore Zabonaro, per esempio si potrebbe tirare il ballo per far dire qualche cosa. Ieri Francesco, io vorrei ringraziare Francesco perché abbiamo fatto una grande attività a compromesso, abbiamo fatto comunque iniziative che lui ha sempre appoggiato. Poi anche con la sua attività di assessore al commercio nella regione Lazio ha favorito molto le iniziative dell'arte di Natieri e ancora il suo grado. Grazie Claudio, grazie
alla presentazione pochissime parole, dopo le illustre sono state dette prima. Io conosco Claudio da un 35 anni, per cui ho notato in questi anni sempre un impegno, non soltanto suo, ma anche della famiglia, una famiglia che si dedica veramente come missione, proprio, e hanno una bellissima struttura. Noi in questi tempi parliamo di eccellenza, bene? L'azienda Cioni è un'eccellenza in questi settori che vengono esposti stasera, e vedremo tra poco, credo, la marea di gente, di esperti, persone che vengono qui non soltanto per assaggiare, ma per, diciamo, per essere più sensibili a quello che Claudio e la sua famiglia riesce a fare in questi anni. Non sono più tanti quelli che riescono a fare esposizioni del genere a Roma, e questo bisogna darne atto a Claudio, proprio di essere sensibile a questa cultura, di far capire e comprendere veramente un settore che, non dico in crisi, però che occorre un sacrificio veramente enorme per portare avanti. Ecco perché alla mia presenza è più che altro un segno di affetto per gli Arcioni, in particolare per Claudio, per quello che riescano a fare, cioè l'eccellenza di cui noi parliamo tanto in questi tempi. Ecco, qui c'è l'eccellenza, un'eccellenza seria, costruttiva, di investimenti anche, perché qui non è un discorso di una semplicità, qui c'è un investimento in valori sia umani che commerciali. Grazie Claudio. Grazie per tutto. Fare un piccolo grande punto, dato che il professore sta in arrivo e tutto quanto, io darei la parola all'amica Zicoli, perché poi diciamo che insieme abbiamo creato un po' le botteghe storiche, prima e seconda circolazione, poi mi sta decollando a livello città, e abbiamo anche da lontano sempre una collaborazione sul commercio, ovviamente in questo momento di crisi che è dominato da vendite strane, vendi online, non si sa se pagano l'IVA, le varie associazioni culturali vendono panettoni, fiori, altre cose, nel commercio non so dove si dice, però ci hanno messo il amministratore fiscale perché non so a che servirà, che vendite vorranno controllare. In tutti i modi faremo un piccolo cambiamento in attesa che vengono gli assessori, facciamo fare un intervento all'amico e poi continuiamo con i giornalisti e con le istituzioni nella sala degli angeli, e qui invito i produttori a fare un brindisi quando avremo i saloni e la clientela che verrà delle enoteche a degustare. Quindi un piccolo intervento e poi continuiamo nella sala degli angeli. Io volevo dire, c'è un motivo per cui chiediamo all'articolo di parlare. Lui sta facendo una grossa battaglia in questo momento e non tutti lo sanno, però mentre, come Arcioni mette la faccia, anche Antigone ci mette la faccia e sfida il potere politico e amministrativo provocandolo. Grazie, l'intervento non era previsto, quindi comunque ringrazio Claudio con il quale abbiamo tracciato le basi per mettere giù l'associazione Botteghe Storiche, che è nata nel secondo municipio e poi è diventata di tutta Roma. Con Massimona Basini abbiamo creato insieme, ho dato il mio contributo alla creazione di Botteghiamo, e quindi diciamo che qualcosa sulla città di Buono forse l'abbiamo fatto. Poi è nata Roma Produttiva, che è un'associazione ancora più grande, che raccoglie tante associazioni di strada della città di Roma fino ad arrivare al litorale Ostia, e le battaglie che diceva il dottor Tagliapietra sono quelli contro i colossi del web, che paradossalmente pagano delle tasse irrisorie nei paradisi fiscali, mentre noi con le nostre piccole botteghe paghiamo il 64% di tasse e stentiamo a rimanere in vista. Quindi quello che io ho fatto con la mia ultima manifestazione, dove ho scritto
prima le luci della città di Roma e poi le luci delle città d'Italia, è quello proprio di chiedere un'equità fiscale con quelli che sono i colossi del web che vengono nel nostro territorio, carpiscono dei patrimoni e riportano nei paradisi fiscali, così fanno le grandi famiglie che gestiscono i grandi centri commerciali, e quindi l'unico anello della filiera che poi è costretto a contribuire a pagare le tasse è la piccola attività. Vi passo la parola, grazie. Allora, gli artigiani si possono mettere ai vari loro posti, i produttori si mettono tutti quanti ai loro posti, inviterei certamente i rappresentanti delle varie aziende a mettersi qui al tavolo, c'è un paletone molto grande, e fare un brindisi con i consumatori che ora apriremo la sala, e i giornalisti e i rappresentanti della stampa che vengono alla sala, che continuiamo la conferenza stampa, e farà adesso un piccolo saluto la Simona Basile, e poi la continuare tra la sua stanza e per... Allora, sono Simona Basile, direttrice del progetto Bottegliamo, e con una gran pazienza nel dare un supporto al dottor Alcioni, che sempre con piacere ci ospita, e quindi ringrazio veramente di cuore. Mai come in questo momento vi vorrei stimolare ad affiancare ai vari doni enogastronomici che potrete ammirare in questo bellissimo pomeriggio di degustazione, e ai doni artigiani, quindi manufatti artigianali veramente rari e preziosi, corsi che potete omaggiare, e quindi diciamo diamo un sostegno a tutto questo con più enfasi del solito. Approfitto per anticiparvi una collaborazione che avremo nel prossimo dicembre, quindi i nostri artigiani del riciclo faranno parte di una iniziativa molto importante in questo momento in cui il clima ci dà un po' da pensare, e quindi vi presento Nicola, che è il rappresentante dell'organizzazione che si sta occupando di questa attività, che sarà l'Ecotombola, e vi racconterà che cos'è. Grazie Simona, grazie per l'invito e l'ospitalità. Sì, ospiteremo alcuni degli artigiani del riciclo che vedete qui oggi ad un evento che si terrà a Roma il 22 dicembre. È un evento spettacolo, è un'ecotombola, appunto in concomitanza con il Natale abbiamo deciso di fare questo gioco spettacolo che avrà come presentatori d'onore, diciamo, Susy Bledi e Patrizio Roversi, per chi si ricorda i turisti per caso. E il tema della tombola è appunto sui cambiamenti climatici, perché abbiamo deciso che in questo momento in cui un tema come questo è molto attenzionato, fosse il caso invece di smorzare un po' i toni per raccontare queste cose e sensibilizzare con il sorriso e il divertimento di un gioco. Quindi vi aspettiamo, probabilmente stiamo chiudendo alcune cose organizzative, sarà al Teatro Palladium a Garbatella, quindi vi aspettiamo per ritrovare appunto gli artigiani che vedrete qui anche oggi e per giocare insieme. Grazie. Allora, intanto ringrazio tutti gli artigiani e ci vediamo nel... continuiamo nel... Allora, i giornalisti nel salone degli anni. Come sapete, questo cerchiamo di fare non solo di promuoverli, ma anche di affiancarli per agevolare poi tutte le varie criticità che ancora purtroppo sono presenti in tutte le attività artigianali. E quindi passo la parola alla dottoressa Pietra che ci... Sì, vi chiedo un attimo di silenzio, comunque di sussurro, ci possiamo fare questa cosa rapida e in fretta. E adesso noi facciamo porre all'assessore Noi delle questioni da parte delle diverse categorie interessate alla vicenda. Quindi cominciamo con le domande che deve porre l'assessore. Per noi è sempre, resta sempre assessore. Però sta sempre la regione, di interesse sempre di commercio, quindi può essere un ideale per avere un rapporto un po' costruttivo sulle varie problematiche del commercio. Abbiamo parlato durante la stessa, piacere che è venuta in ritardo un po' della manifestazione, ma io volevo porgere qui dei problemi sul discorso del commercio. Certamente andiamo verso un Natale che per il commercio è molto pesante. È un Natale dove abbiamo certamente il commercio tradizionale soffre dalle forme che combattono il commercio, tipo le vendite online che non si sa queste società dove pagano l'IVA e dove portano i prodotti. Abbiamo una nuova formula di vendita adesso molto strana, le associazioni che dovrebbero fare sostegno per tumori e cose varie sono messi a vendere prodotti sociali.
mi sembra che certamente il commercio è penalizzato anche da, viene supportato da Comune e Regione a del Natale e del fatto di bancarelle, non del Natale che dovrebbe essere come una città a livello europeo, bisognerebbe andare a vedere quello che succede a Londra, a Parigi e anche in Austria, quanta gente va per fare gli acquisti natalizi perché scopre la qualità, anche lì sono organizzati delle bancarelle iniziative, però c'è un'altra cultura, un'altra stile. Qui abbiamo a un certo momento Roma, che abbiamo la Befana che viene sempre monopolizzata da un noto gruppo di imprenditori, che si mangia la stessa famiglia, e viene trascurato quello che viene il commercio tradizionale, non viene favorito a partecipare a determinate iniziative. Questo rende una città certamente non a livello di capitale europea, una città che veramente è un Natale, io direi, spento. Infatti giustamente nel mese di novembre molti negozi hanno aderito all'associazione delle botteghe tradizionali più che storiche, hanno dovuto uscire proprio con una forma di protesta. Questo è un discorso che dovrebbe vedere, perché è anche un rilancio del turismo. Far morire certamente negozi tradizionali che hanno più di 100 anni, che se cambi una lampadina e tutto quanto difficoltà, poi stiamo vediamo che si sparisce una Romagna, viene trasformata in 2 piani, aumento di superficie che viene dato, la stessa cosa è successa per Berardo, non si capisce perché ci sono 2 mesi, 2 minuti, in questa città. Noi abbiamo svolto sempre come associazioni un discorso sindacale da molti anni, lo sai, in Confcommercio, abbiamo anche Paolo Grimani che è stato dentro le botteghe storiche, avevamo dato via il nostro amico, abbiamo qui anche le botteghe storiche con Beato nel 2000 battaglie, però bei discorsi, bei incontri, bei presupposti, poi rimane tutto quanto un discorso di rinvii o di dobbiamo documentarci, le ultime riunioni sono state dobbiamo documentarci con dei problemi del commercio. È un discorso un po' di uno sfogo, non che abbiamo un discorso con qualcuno, però provvedimenti che si vorrebbero prendere proprio per la salvaguardia della città. Grazie. Allora, possiamo rispondere al vicepresidente della Commissione Cultura della Regione dopo. Possiamo parlare? Allora, intanto volevo ringraziare la presenza di tutti gli artigiani che sempre con grande, diciamo, fiducia ci seguono nelle nostre attività. Nel particolare vi volevo presentare Marcello Aversa, che è uno dei nostri artigiani venuto direttamente da Sorrento, perché il progetto Condividiamo è attivo non solo a Roma ma anche su Sorrento e nel territorio del Stadio Beneventano, e Marcello potete ammirare i suoi bellissimi e non riesco neanche a descriverli micropresepi che potete vedere, diciamo, in mostra sia qui che nel suo spazio, diciamo, nel Salone degli Arazzi, quindi vi invito ad avvicinarvi. Vi invito ad avvicinarvi anche dagli artigiani che sono qui su Roma, e quindi la CNA in questo caso spero che per i prossimi anni ci affianchi ancora di più e quindi li venga a trovare più spesso per ascoltare anche le loro problematiche ed aiutarci. E approfitto della presenza e della conoscenza del dottor Luca Barrera per avere qualche accenno su cosa possiamo fare insieme per non soltanto quello che possiamo fare noi nel nostro piccolo, e quindi farli partecipare e cercare di evidenziarli con i tour e con i nostri eventi, ma anche, diciamo, di stimolarli a rimanere aperti. Grazie. La domanda non è semplicissima, comunque risponderò brevemente, spero che chiaramente voglio, però ovviamente mi sono perfettamente d'accordo, ma dice che come spiega Roma non brinda, non si sta preparando a un periodo di festa, no? Non sembra così. È vero, dobbiamo fare i conti con un periodo difficile, un periodo in cui l'orientamento dei consumi sta cambiando, ancora non abbiamo capito in che misura si sta orientando verso altre modalità di acquisto. Però adesso vorrei andare a sottolineare qualche elemento di positività, partendo da questa iniziativa. È un'iniziativa bella, è un'iniziativa che ha una storia e che secondo me può far leva su veramente un fattore di competitività del nostro territorio. Roma non ha una sua vocazione specifica, Roma non è Sassuolo, Roma non è il distretto delle scarpe o delle sedie del Veneto,
a Roma abbiamo tutto, questa è una fortuna ma anche un limite dell'università di Roma sui mercati esterni, ma non c'è dubbio che in questo momento l'alimentare e il vino sono dei forti attrattori, sono dei driver. Se riusciamo a far diventare la qualità artigianale del prodotto alimentare e la qualità del vino che si offre un elemento di attrazione che poi si coniuga con la bellezza artistica, storica e culturale della nostra città, con altre produzioni artigianali, per esempio la gioielleria, la pelletteria, c'è una cosa che a me colpisce sempre: se un visitatore dall'estero va a Firenze trova spontaneo andare a cercare un prodotto artigianale di Firenze, ed è giusto, c'è un bellissimo artigianato. A Roma ci sono artigiani altrettanto bravi che sono 10 o 20 volte di più, ma non c'è l'immagine di una città artigianale. Nessun visitatore spontaneamente viene a Roma e pensa che ci sia la qualità artigianale. Ecco, intorno all'alimentare forse si può creare questa consapevolezza. E questa iniziativa, un'iniziativa che storicamente ha legato la qualità dei prodotti con la bellezza del contesto in cui questi prodotti si vengono offerti, ha spiegato la storia di questi prodotti, è una mossa giusta, a cui auguro quindi un buon futuro. Noi ci saremo senz'altro, e siamo consapevoli che la competitività oggi non si fa tra imprese ma si fa tra territori, e quindi tutte le componenti del territorio devono trovare il modo di fare il sistema, e da questo punto di vista Roma è debole, sta crescendo ma è debole, ma la chiave è che abbiamo tutto se lo mettiamo insieme e riusciamo a presentarci con un'unica immagine di una città accogliente, di una città splendida e ricca di patrimonio culturale, di una città dove si può mangiare bene, vestirsi bene e comprare qualcosa di che abbia dentro la nobiltà del lavoro manuale, allora qualche problema forse cominciamo a risolvere. Grazie Luca, e lo sai che ti sarò col fiato sul collo qui il prossimo a venire. Allora, c'è una breve replica di Claudio Arcioni, poi la risposta alla pubblica. Io vorrei ringraziare per le affermazioni che ha fatto in modo positivo. Vorrei ricordare che io ho una militanza sindacale molto tempo, in Camera di Commercio, insieme a dottor Saponaro, che è stato qui, anche assessore alla regione, abbiamo fatto vini e moda, abbiamo fatto vini con gli artigiani, e ho i graditi ospiti gli artigiani da molti anni. Iniziativa che vede in questo complesso gli artigiani probabilmente ospiti della nostra associazione. Ha avuto sempre questa sensibilità mia personale sul discorso di rendere Roma più vivibile, più bella, anche perché andare tutto quanto intorno alla zona dove c'erano tutti quanti le botteghe di artigianali intorno al rito della Fontana della Tarruga e vedere tutti quei negozi chiusi, che una volta era un fiorire veramente leggero. Anche gli artigiani in certo momento l'hanno sostenuto, e bisogna fare a un certo momento un discorso che si è stato delle forme di collaborazione con dei programmi ben determinati. Non bisogna certamente fare delle piccole iniziative che poi non hanno certamente un discorso, un coordinamento. Le iniziative vanno fatte coordinate, le iniziative vanno fatte tra la collaborazione tra produzione, distribuzione e istituzioni, perché altrimenti se facciamo le iniziative con le iniziative di spesa a pioggia non ne riusciamo a fare niente, e troppe iniziative sono state fatte proprio a pioggia e sono state classificazioni di politica di spesa. Una risposta alla politica. Ringrazio Arcioni, perché ogni anno ci riaccoglie in questo appuntamento stupendo. Ringrazio Simona, che siamo sicuri che non ci lascerà in pace finché non avrà ottenuto i suoi obiettivi, giustamente. Un paio di parole di piccola speranza e un paio di constatazioni. È vero che il commercio spesso è spento. Io ieri ero a Centocelle, sappiamo che cosa è accaduto in questo ultimo mese. Mi ha molto colpito che, nonostante l'attenzione di tutti, i lampioni erano spenti e le uniche luci accese su via dei Castagni, il chilometro 3 di strada, erano le luci dei negozi. Era l'unico elemento che faceva, che illuminava uno spazio che tutti abbiamo detto, un luogo che tutti abbiamo detto deve essere più monitorato, più sicuro. E lì è proprio tangibile l'importanza che ha il commercio, l'artigianato nel quotidiano.
dobbiamo, come possiamo farlo? Intanto le istituzioni devono essere a fianco di una Champions, si devono sostituire tutt'altro, devono provare ad approvare regole più semplici, più chiare e anche dare delle prospettive aggiuntive. Noi abbiamo provato a farlo con la nuova legge sul commercio, approvata un mese fa, che riscrive dopo 20 anni alcune delle regole di pochi anni fa, la legge sull'artigianato, la legge quadro. Già abbiamo fatto uno o due ritocchini, per esempio, per spiegare come si fa il consumo sul posto, che tante incertezze ha creato soprattutto in questa città. Ma il provvedimento che ci manca e che dovremo presentare a breve è proprio quello sulle botteghe storiche. Giulio lo sa perché ne abbiamo parlato tante volte. Come facciamo ogni volta a lamentarci del fatto che leggiamo sul giornale che una bottega storica chiude, se poi non creiamo gli strumenti per evitare che questo avvenga? Che sia una libreria, che sia un importante bar del centro o una passamaneria, noi abbiamo bisogno di far conoscere queste realtà, perché spesso è vero che non esiste la strada degli artigiani, come è troppo grande, è troppo complessa, perché ci sia un'unica strada, poi ci sono anche le strade belle e che andrebbero tutelate. Ma dobbiamo creare un sistema in cui si faccia anche scoprire la bellezza di una passamaneria, di una merceria. Io sono un'appassionata, andrei a comprarmi tutti i bottoni e tutte le cose, ma mi rendo conto che oramai è una cultura che inizia anche a mancare. Dobbiamo creare gli strumenti anche economici a sostegno, di accesso al credito, di sostegno di quelle realtà che non riescono più a pagare l'affitto, o di diminuzione dell'IMU per chi ha questo problema. E poi dobbiamo creare anche una comunicazione che faccia sì che io preferisco andare a un negozio piuttosto che stare davanti al mio computer e comprare su internet, con una strategia. Uno degli strumenti che ha più o meno funzionato, la semplificata, la reso più efficiente, della Regione Lazio sono state le reti di impresa, da quelle sono d'accordo. Le iniziative che hanno fatto non per spendere soldi, ma perché sono utili. Quindi dobbiamo anche iniziare a valutare quali sono gli effetti di quello che noi facciamo. Quindi è stato utile per il territorio? Sì, no. Che cosa, che valore aggiunto ha portato? Che cosa possiamo migliorare per il futuro? Su questo abbiamo bisogno che voi ci diate anche delle indicazioni. Un po' abbiamo studiato, abbiamo anche messo delle possibilità di avere dei dati, perché abbiamo reinserito l'osservatorio sul commercio, che sembrava una cosa strana, però non è possibile fare le leggi senza sapere qual è la situazione della città. A me un po' mi avevate raccontato, un po' di esperienza ce l'avevo fresca, ma con tanti colleghi ci confrontavamo proprio sui numeri, sui dati. E questa è la strada che possiamo iniziare a percorrere, anche incrociando le diverse competenze: turismo, attività produttive, cultura. Io ho la fortuna di stare in tutte queste commissioni, anche in bilancio, e provo sempre a mettere come tante tessere del puzzle, in modo che la strategia sia unica. Su questo dobbiamo elaborarlo, dobbiamo farlo insieme, e ci puoi dare la giacchetta o il golfino ogni tanto dicendo: guardate che la strada non è quella giusta, bisogna andare di là, perché noi abbiamo bisogno di questo e noi siamo qua anche per questo. Grazie. Vediamo. Ringrazio per gli interventi, c'è questo grande spirito di collaborazione. Adesso riprendiamo questa festa, speriamo a un certo momento che i nostri amici consumatori siano soddisfatti dei prodotti che la sua amministrazione abbia concesso per i regali delle nostre necessità. Grazie.